2 anni è il tempo previsto, dai progetti un minor tempo, quello che la giunta di Abbiategrasso vuole impiegare a completare il rinnovamento dell'illuminazione pubblica in tutta la città. Si è partiti ufficialmente il 23 gennaio e i primi quartieri che vedranno completati gli impianti saranno quelli periferici, per poi arrivare fino al centro. Parecchie vie, parecchi quartieri soffrono molto di questa situazione che oramai le attuali lampadine oramai sono straconsumate. Noi oggi presentiamo il cronoprogramma che praticamente delinea in grande delinea gli interventi che saranno fatti nei giorni prestabiliti, che non saranno poi effettivamente tanti, ma che però delineano gli interventi che A2A farà. Il cronoprogramma è stato presentato in una conferenza stampa alla presenza del sindaco Cesare Nai, dell'assessore alle opere pubbliche Roberto Albetti e dai tecnici comunali che dialogano attivamente con A2A e ne seguono i lavori. Le prime vie interessate dalla nuova illuminazione pubblica intelligente, così è stata definita perché cambia di intensità anche al passare o meno dei pedoni, sono via Mazzini, via Volturno e via Ticino. Al completamento dei lavori saranno rinnovati in totale 4.000 punti luce. In questi giorni si sono attivati i primi 4 passaggi pedonali, via Volturno, via Serafino dell'Uomo, via Le Mazzini e la stazione. Questi qui sono i primi 4 dei 10 che andrebbero, che si faranno e che stiamo studiando, condividendo con le periferie, eccetera, dove è meglio farle. Queste sono già un'indicazione però di come cambierà la situazione della illuminazione di Abbiategrasso, perché io ho ricevuto appunto in questi giorni delle congratulazioni per gli interventi fatti, perché la gente è contenta e si sente più sicura.